Eccoci ritornati in studio, seconda parte di pomeriggio con noi di quest'oggi, Cusano Italia TV. Abbiamo già anticipato che avremo parlato dei Windsor, come abbiamo fatto questa mattina in radio, se siete stati attenti. Abbiamo raccontato l'estate ricca di colpi di scena dei Windsor. Abbiamo la regina Elisabetta che ha perso la pazienza, che vuole i danni, vuole richiamare all'ordine Harry e Meghan e come si sono messe le cose rispetto ai racconti che arrivano. Molto probabilmente lo farà, ma allo stesso tempo Harry non molla la presa, vorrebbe pubblicare questo libro con all'interno una serie di segreti dei Windsor. Ne parliamo con Cristina Penco, autrice del libro La saga dei Windsor, in diretta con noi. Ciao Cristina, ben trovata. Ben trovata Annalisa, buon pomeriggio. Beh, è stata un'estate ricca di colpi di scena per i Windsor. Non solo la regina Elisabetta ha perso la pazienza, non solo sappiamo di questo avvocato che probabilmente presto scriverà alla casa editrice per cui Harry pubblicherà questo libro, ma sappiamo anche di un possibile avvicinamento tra Kate Middleton e Meghan Markle. È tutto così contorto in questo periodo nella famiglia reale, Cristina. Cosa sta succedendo? È contorto più che mai, Annalisa. Certo che se fosse effettivamente confermata la notizia del riavvicinamento tra le due cognate rivali da sempre, Kate Middleton e Meghan Markle, sarebbe davvero clamorosa. A lanciare questa indiscrezione bomba è stato il magazine US Weekly, che ha citato niente meno che una fonte anonima di Palazzo di Buckingham Palace, la quale avrebbe rivelato che effettivamente da tempo, non da tantissimo, ma diciamo nell'ultimo periodo, ci sarebbe stata questa riappacificazione tra Kate e Meghan. Quindi diciamo che starebbero arrivando là dove invece i due fratelli un tempo inseparabili, William e Harry, proprio non sembrano non giungere mai. Questa riconciliazione, ammesso che sia vero, potrebbe essere su questa base. Netflix da un anno ha stretto un accordo milionario con Harry e Meghan per la produzione di documentari, di vari prodotti audiovisivi. E sembrerebbe che Meghan avesse proposto, avesse esteso un invito particolare a Kate per partecipare a un documentario dedicato proprio all'impegno filantropico, quindi nel campo della beneficenza, della stessa Kate, futura regina consorte. Ecco, quindi la possibile amicizia, diciamo, l'avvicinamento tra Kate Middleton e Meghan Markle potrebbe essere falso. Cristina, cioè abbiamo detto che Harry e William non riescono a ritrovare la serenità che i due fratelli dovrebbero avere, e le due forse stanno facendo un po' le mediatrici, non so, del conflitto. Esattamente, di Kate si sta da tempo, purtroppo scomparso veramente il pilastro granitico dei Windsor, il principe Filippo, il ruolo di pacificatore che un tempo apparteneva appunto al marito della regina Elisabetta II sembra proprio passato nelle mani di Kate. Certo è che se effettivamente anche Meghan stesse facendo la sua parte, allora questo andrebbe un po' a ridefinire quelli che sono stati gli equilibri, anzi i disequilibri degli ultimi mesi e degli ultimi due anni alla fine, no? Perché effettivamente Meghan è stata tacciata di essere un po' la causa alla fine della grande frattura tra i due fratelli, tra William e Harry. Invece sarebbe diciamo dando il suo contributo determinante proprio per favorire una riconciliazione nell'ambito familiare. Eh sì, quindi diciamo che le due forse stanno cercando di recuperare un po' di serenità. Tra i due fratelli serenità non se ne vede, la nonna è completamente su di giri, Cristina. La nonna credo che non ne possa proprio più, perché non la lasciano davvero tranquilla. Lei sognava un'estate peraltro molto particolare, perché è la prima sì, senza Filippo per lei. Esattamente, esattamente, dopo 70 anni insieme
Insomma, si tratta di un impatto, un vuoto accanto a lei veramente forte, veramente complicato da gestire per una donna peraltro di 95 anni, perché è vero che il ruolo istituzionale della regina ha sempre prevalso sulla sua persona, sulla sua figura femminile, però è inevitabile che anche lei sia fatta di sentimenti e poi era, sappiamo, legatissima al principe Filippo. Insomma, lei sognava di fare, di riprendersi da questo lutto tremendo, di fare delle passeggiate nel verde di Balmoral, nella tenuta scozzese, e invece è stata continuamente richiamata, a gestire queste crisi, questi conflitti, familiari. Quindi non c'è proprio pace, insomma. Nella famiglia reale non c'è pace, purtroppo non c'è pace anche per la regina Elisabetta che nonostante l'età si trova a dover fronteggiare situazioni così difficili. Stiamo comunque parlando di una donna molto adulta, una donna che ha perso il marito pochi mesi fa, è la prima estate senza Filippo e quindi è un'estate difficile. Le difficoltà si sono ulteriormente aggravate dalla vicenda legata al principe Harry, un principe veramente sopra le righe, Cristina, un ragazzo che ha voglia di fare guerra, sembra che abbia proprio dichiarato guerra alla famiglia. Sì, decisamente. A sentire lui, almeno quello che finora è trapelato dalle sue dichiarazioni pubbliche, in particolare dall'intervista scandalo a Oprah Winfrey questa primavera, diciamo che tutto questo è stato un po' provocato, no? Un po' indotto dall'atteggiamento della stessa Royal Family nei confronti suoi e in particolare della moglie Meghan Markle. Per questo, diciamo, per l'opposizione, i continui contrasti, i continui sabotaggi anche che avrebbero subito, stando ovviamente alla sua ricostruzione a corte, si sarebbero poi dovuti allontanare nel gennaio del 2020 con la famosa Mexit, no? La fuga dei duchi di Sussex in America, prima in Canada e poi in California dove tuttora vivono. Di sicuro Harry è sempre stato un personaggio sopra le righe, come dicevi tu, Annalisa, ce lo ricordiamo, un bambino perso ovviamente dopo la tragica scomparsa della Della madre, un mamma. adolescente, esatto, un adolescente assolutamente inquieto, trasgressivo, ribelle, pronto a venir meno continuamente alle regole, sicuramente molto simpatico all'epoca ai suoi coetanei del college di Eton, lo chiamavano, l'hanno sempre definito animal party, proprio perché dava il meglio di sé alle feste, era sempre in mezzo alle scorribande, a far baldoria, insomma. Sì, un Poi ragazzo sembrava molto sveglio, essere. molto attivo, ma estremamente ribelle. Con questo libro sembra lui voglia mettere completamente a nudo, la famiglia ed effettivamente per i Windsor è un rischio. Insomma, la regina Elisabetta fa bene a temere la pubblicazione del libro. Fa bene anche perché la pubblicazione è prevista per il 2022. Il 2022, Annalisa, non sarà un anno qualunque per la Royal Family, ma in particolare per Elisabetta II, che sta veramente per tagliare il record dei record nell'ambito della monarchia inglese. I 70 anni di regno sarà il giubileo di platino l'anno prossimo. Si stanno preparando, Covid permettendo, grandi festeggiamenti. L'uscita annunciata di questo memoir autobiografico di Harry rischia veramente intanto di andare a oscurare un evento molto importante per tutti i Windsor, Elisabetta II in primis ovviamente, ma rischia anche proprio di andare a creare dei danni ulteriori all'immagine di una corona britannica già gravemente compromessa dalle ultime Sì, vicende. infatti, secondo alcuni questo è il momento più basso della corona britannica. Non so se sei d'accordo o no, Cristina, visti gli sviluppi relazionali interni alla famiglia, hanno perso Filippo, la regina ha contattato questo avvocato per richiesta eventuale di danni, diffamazione, è veramente in guerra con Harry e Meghan. È il momento più basso della corona? Sicuramente è un momento estremamente basso, tant'è vero che molti l'hanno
lo stanno paragonando al 1992, definito a suo tempo dalla stessa regina Annus Horribilis per Buckingham Palace. Accadde di tutto quell'anno, ci furono ben tre figli di Elisabetta che si separarono dai coniugi, Anna, Andrea e la stessa, ovviamente la stessa coppia, Carlo e Diana. Il castello di Windsor andò in fiamme, insomma ci fu veramente un 48. Quello che sta accadendo adesso inevitabilmente è riportato alla memoria dei commentatori, di chi soprattutto c'era all'epoca, quel periodo indubbiamente molto difficile per Elisabetta, anche perché si stava concludendo, si stavano concludendo gli anni 90 del Novecento, si stava entrando in veramente in una nuova epoca moderna, molto diversa da quella che invece ha visto l'incoronazione di Elisabetta e la sua ascesa al trono. All'epoca eravamo ancora tra gli anni 50 e 60, chiaramente era ancora un'era legata al Regno Unito come veramente leader di un impero. Sì, tutto Tutto è cambiato è anche cambiato, però nella storia dei Windsor noi abbiamo anche scoperto che prima di Elisabetta c'erano il papà, c'erano altre figure in famiglia, non tutte ligie, quindi Harry, che comunque è un ragazzo estremamente ribelle, non in linea col comportamento di un principe, forse, non lo so, appreso dagli antenati prima di Elisabetta. Non è che all'interno della famiglia dei Windsor sono stati tutti come lei. Mi sembra proprio che lei sia uno dei pochi casi ligi interni alla famiglia. Cristina, basti pensare a Carlo. Carlo e Diana, insomma, è stata una relazione veramente sofferta quella ed è stata una relazione un po' più recente. Però prima di loro e comunque prima di Elisabetta c'erano una serie di altri disguidi e di matrimoni disfunzionali. Decisamente, oltretutto diciamo che Elisabetta II ha preso molto dal padre Giorgio VI, il quale tra l'altro non sarebbe stato per diciamo indole predisposto al comando e alla guida di un paese, ma l'ha fatto veramente tra l'altro dimostrando un grande rigore, un grande senso di disciplina e di abnegazione al dovere nei confronti dei suoi sudditi, perché è stato costretto dalle circostanze. Il fratello David, passato alla storia come Edoardo VIII, regnò per soli 11 mesi per poi abdicare e andarsene con Esatto, a quel dimostrazione del fatto che nei Windsor non sono stati tutti, da un punto di vista ligi. del comportamento, educati, come dire, non sono stati tutti dei principi e forse anche Harry non è fatto per stare lì e per essere un principe. Diciamo che è un ragazzo un po' più sportivo. Decisamente, tant'è vero che molti hanno proprio paragonato Harry a appunto David, al principe David e Edoardo VIII, e Meghan Markle a Wallis Simpson, il grande amore americano, tra l'altro, pluridivorziata nel suo Esattamente, esattamente. caso, esatto, a Meghan. Quindi c'è un karma che ritorna, ci vorrebbe uno psicoterapeuta che ci spiegasse il karma di famiglia e la nostra conversazione dimostra che c'è un karma nei Windsor che ritorna e quindi la coppia Harry-Meghan ricorda molto la coppia del principe David e della Mrs. Simpson, se giusto, Mrs. Simpson che è comunque Esatto. stata una donna in qualche modo molto, molto chiacchierata, un cerchio che ritorna e che si chiude, diciamo, un susseguirsi di eventi che si sono già verificati in passato. C'è stato un altro grande ribelle come Harry, in passato che voleva scrivere un libro, che aveva comunque del risentimento nei confronti dei Windsor all'interno della famiglia, Cristina?
Ma per quelle che sono state, diciamo, finora appunto le mie letture, mi vengono proprio in mente le lettere piene di astio e di risentimento proprio del principe David nei confronti dei genitori, Giorgio V e la regina Mary, anche perché c'è da dire che chiaramente erano altre epoche, erano altri momenti. I genitori Windsor, al netto delle ultime generazioni, va detto, quindi William e Kate da una parte e appunto Harry e Meghan dall'altra, sono sempre stati estremamente freddi nei confronti dei loro bambini e questo come figli i vari principi, le varie principesse l'hanno sofferto parecchio. Oltre, quindi questi sfoghi erano presenti proprio nelle lettere di David, anche indirizzate al fratello Albert Bertie, che poi sarebbe diventato Giorgio VI. Non solo, David era un ribelle che però godeva della grande popolarità e del grande apprezzamento non solo presso i suoi sudditi, ma anche presso altri popoli. Quando faceva viaggi, anche ben prima di incontrare Wallis Simpson, era acclamato come una rockstar, era proprio definito anche, no, un po' dalle cronache dell'epoca, il principe rockstar. Quindi in questo senso ricorderebbe molto la figura più attuale, più moderna di Harry. Eh sì, infatti, il motto di Sua Altezza è sempre stato, di Sua Maestà, è sempre stato never complain, never explain, mai lamentarsi, mai dare spiegazioni. E ora, fedele a quel motto, senza lagnarsi e senza spiegare niente, è pronta a passare al contrattacco per vie legali, come abbiamo detto, la regina Elisabetta sta per richiamare all'ordine Harry e Meghan. Secondo me lei andrà avanti ed Harry andrà avanti e secondo me sarà guerra in famiglia, Cristina. Voleranno gli stracci in tribunale, diciamo Sì. che è molto probabile, altamente probabile, dalle indiscrezioni che sono trapelate proprio in queste ultime ore, la regina sarebbe pronta appunto a portare i duchi di Sussex in tribunale, non si farebbe scrupolo in base alle eventuali rivelazioni di Harry nel suo memoir sulla Royal Family anche ad accusarli di diffamazione. Quindi quando ci fu l'intervista bomba con Oprah Winfrey, in realtà ci fu solo uno striminzito comunicato molto scarno, molto asciutto di Buckingham Palace, che finiva anche una quarantina di righe, che finiva anche, diciamo, con un tono un po' conciliante, no? Harry e Meghan e il piccolo Archie saranno sempre parte della nostra famiglia. Non credo che al momento gli animi siano così ben disposti verso di loro, anche se è arrivata un'altra piccolina che potrebbe allietare, Sì, diciamo, e rasserenare un gli pochino più i equilibri suoi, la vita interni, ma di non Harry e Meghan. sembra al momento, nonostante l'arrivo della piccolina, non sembra che appunto ci sia un buon equilibrio interno ai Windsor. Noi seguiremo la vicenda passo passo e staremo a vedere come evolveranno le cose. A perdere in tutto questo sono Harry e Meghan. La regina Elisabetta ha fatto il suo percorso e ha dimostrato quello che doveva dimostrare. A perdere sono loro due che fanno la parte dei ribelli. Sì, decisamente stanno, tra l'altro, in base agli ultimi sondaggi, soprattutto nel Regno Unito, si sta assistendo a un vero e proprio crollo della loro popolarità. Ogni loro dichiarazione pubblica viene veramente passata al setaccio e viene criticata aspramente. Di recente, tra l'altro, e sembrava anche un'iniziativa assolutamente degna di lode con la loro fondazione benefica Archiwell, sono intervenuti, stanno intervenendo per portare aiuti concreti, economici in particolare, alle popolazioni colpite da grandi tragedie, Haiti per il terremoto, l'Afghanistan ovviamente per la presa del potere da parte dei talebani, eppure anche in quel caso sono finiti nel mirino dei detrattori e delle polemiche. Perché, per esempio, non hanno nei loro comunicati ufficiali, annunciando queste iniziative a fianco di importanti organizzazioni umanitarie, si sarebbero concentrati, a detta appunto di coloro che sono critici nei loro confronti, su associazioni e realtà statunitensi, trascurando invece tutta la parte filantropica britannica. Quindi un ulteriore casus belli, diciamo, in ambito diplomatico. Eh sì, poi comunque diciamo
diciamo che la regina Elisabetta ha i suoi strumenti per difendersi e sicuramente le sue risorse e il suo entourage, loro un po' meno, non che sia una guerra tra poveri assolutamente, però è un conflitto tra una donna estremamente affermata che ha dichiarato se stessa in tutto e per tutto e dei ragazzi estremamente giovani che si sono anche dichiarati come estremamente ribelli e sopra le righe. Del resto della famiglia non si sa niente, chissà come la stanno vivendo gli altri, a parte Kate e William. Abbiamo detto Kate e Meghan stanno tentando una mediazione, William ed Harry non si riappacificano ancora, chissà gli altri, Cristina. Guarda, una dichiarazione recente che mi ha colpito perché viene da una persona che indubbiamente sa quello che dice e conosce molto bene, estremamente bene i Windsor nei loro lati più luminosi, ma anche in quelli più scuri, è quella di Sarah Ferguson, l'ex moglie del duca di York, del principe Andrea, madre delle principesse Beatrice e Eugenia, la quale è intervistata appunto di recente. Ha detto che se Lady Diana fosse oggi presente amerebbe molto sia Kate sia Meghan come nuore. Non solo, ha detto che perché Sara era estremamente legata a Lady Diana, erano veramente buone amiche e secondo lei Lady Diana avrebbe approvato quello che è la Mexit e quindi questa fuga da palazzo che hanno fatto Meghan e Harry. Beh, indubbiamente sia Sara sia Lady Diana a suo tempo hanno fatto delle loro piccole Mexit, piccole nel senso che non c'era il clamore ovviamente dei social network, però oggi ovviamente ed è inevitabile, storciamo il naso di fronte all'intervista di Oprah Winfrey a Harry e Meghan, ma ricordiamoci l'intervista bomba nel 1995 proprio di Lady Diana, che fu la prima a denunciare le crepe di palazzo e questa apparente gabbia dorata di Buckingham Palace, che in realtà aveva e ha tanti angoli bui al suo interno. Eh sì, infatti, e poi sono angoli che comunque noi stanno venendo fuori, ecco, non più tanto bui, Cristina, visto che adesso tutto il mondo sa come stanno le cose, chissà come evolverà la vicenda. Carlo doveva subentrare al papà Filippo e ancora non ci sono novità. No, non ci sono novità, diciamo a livello di passaggio istituzionale, anche perché la regina sembra più determinata che mai, anche se l'età avanza, a portare a termine il suo compito appunto come monarca. Ha fatto sapere, avrebbe fatto sapere, secondo alcune indiscrezioni di recente, che sarebbe disposta a lasciare il trono solo nel caso di malattie gravi che le impedissero effettivamente di continuare a regnare con lucidità. In ogni caso, sembra che non voglia proprio far diventare Carlo, l'unico che peraltro dei Windsor ha veramente studiato da re, non vuole farlo diventare sovrano a tutti gli effetti, gli consentirebbe solo di diventare reggente, Eh quindi sì, avrebbe insomma tutte le rogne da smaltire, ma non avrebbe l'onore chissà, di Cristina, forse il karma che sta rispondendo a Carlo dopo una esistenza passata a non rispettare l'EDD adesso si trova nella condizione di poter sostituire il papà, ma la regina non vuole abdicare. Harry magari nel suo libro tirerà fuori delle indiscrezioni che potrebbero ledere la figura dei Windsor e di Carlo e possiamo dire che forse è il destino che sta ritorcendosi contro Carlo, insomma, che comunque sembra dover subire questi ruoli un po' secondari in famiglia, nonostante sia il primo erede diretto dopo il papà. Insomma, è un po' un destino funesto per Carlo, però forse se l'è cercato, questo è il cercato, ragionamento.
diciamo che per nascita e per crescita si è affermato in tutto il mondo come l'erede in perenne attesa. A proposito di karma e di corsi e ricorsi storici, come dicevi tu, posso dirti questo, che però forse non tutto il male viene per nuocere, se poi in qualche modo i danni del passato servono a portare consiglio e a illuminare un pochino le menti. Ti dico questo perché sembrerebbe che Carlo, proprio in concomitanza con questa uscita annunciata di questa bomba editoriale del memoir autobiografico di Harry, starebbe un po' rivedendo appunto il suo ruolo di padre, soprattutto le sue mancanze, e avrebbe già detto al manipolo, diciamo, di Windsor in prima fila, in prima linea, e ai funzionari di corte prevista, che qualora andasse ad assumere appunto il trono e la corona, subentrando alla madre, come re vorrebbe lasciare più libertà, per esempio, a Charlotte e a Louis, che sono i due figli, la secondogenita e il terzogenito di William Harry. George, primogenito, ovviamente già in lizza per Sì, il è già titolo. principe, è nato già principe. Esatto. E comunque anche Charlotte e Louis sulla carta, proprio per una nuova regola introdotta da Elisabetta, per dare quindi anche la possibilità a loro di godere della Dei nomina di benefici sovraccarico. del regno. Grazie Cristina Penco per questo bellissimo viaggio nella vita dei Windsor. Vi invito a leggere la saga dei Windsor, che è un bellissimo libro, racconta la storia di questa famiglia discussa, amata e non lo so se avranno anche persone che non amano i Windsor. Secondo me sono amati da tutti e comunque le loro sono vicende molto curiose e interessanti. Buona lettura, a risentirci alla prossima, staremo a vedere come evolveranno le cose e quando finiranno in tribunale, se ovviamente la guerra, il conflitto tra la regina Elisabetta ed Harry e Meghan andrà avanti. Seguiremo passo passo le vicende, a risentirci. Buon lavoro e buon pomeriggio. Ciao Annalisa, grazie mille, a prestissimo. E noi ci ritroviamo presto su Cusano Italia TV, canale 264 del digitale terrestre, il canale televisivo dell'Università Niccolò Cusano. Grazie per averci seguiti, restate con noi.